Lettura del commento al Vangelo di padre Hermes Ronchi di domenica 11 dicembre 2022. Tocca a noi fare i miracoli. Quelle sei opere sono l'utopia di una storia che va nascendo. Sono le mani di Dio impigliate nel folto della vita attraverso le nostre mani. Giovanni, la roccia che sfidava le tempeste del deserto, che era più che un profeta, il più grande di tutti, è in crisi. Sei tu o no quello che il mondo attende? Grande domanda che permane intatta. Perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Sei tu o ci siamo sbagliati? Giovanni il profeta granitico non capisce. Troppo diverso da quel cugino di Nazaret, da ciò che la gente e lui stesso si aspettavano. Dov'è la scure tagliente? E il fuoco per bruciare i corrotti? Giovanni dubita. Eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui. I dubbi, infatti, non diminuiscono la fede del profeta, la purificano. Così accade anche per noi. Non esiste fede senza dubbi. Io credo e dubito allo stesso tempo. Ma Dio non si attarda sulle ombre. Sei tu? Gesù risponde con un asciutto elenco di fatti concreti. Ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti e poveri guariscono. Si rimettono in cammino con una seconda opportunità che cambia la loro vita. Sta a noi ora prolungare i gesti di Gesù. Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è sufficiente a giustificare la mia vita. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi. Tratto dall'Evangelii Gaudium, numero 274. Dio comincia dagli ultimi. È vero, per qualche cieco guarito, legioni d'altri sono rimasti nella notte. Nessun deserto si è coperto di gigli, anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode i gigli della terra. Ma è questione di lievito, di un pizzico di lievito nella pasta. Gesù è un Dio che non brucia peccatori, come annunciava il Battista, ma siede a tavola con loro. Non promette di risolvere i problemi attraverso un pacchetto di miracoli, ma attraverso di noi. Voi farete miracoli più grandi dei miei, se vi impastate con i feriti della terra. Ho visto uomini e donne compiere miracoli, molte volte, in molti modi. Li ho visti e ho pianto con loro di gioia. Quelle sei opere sono allora l'utopia di una storia che va nascendo. Sono le mani di Dio impigliate nel folto della vita, attraverso le nostre mani. Beato chi non trova in me motivo di scandalo. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci facciamo un Cristo a nostra misura. Non stava con la maggioranza, ha cambiato le regole del potere, ha messo la persona prima della legge, il prossimo al mio pari. E tutto con i mezzi poveri, di cui il più scandalosamente povero è stata la croce. Gesù, un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte ai mali immensi del mondo, beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di luce, come un seme di fuoco che divampa e accende non solo credenti, ma credenti credibili.